All'antistadio di Francavilla si affrontano due squadre in cerca di riscatto dopo i passi falsi del turno precedente, anche se con punti di vista differenti se si guarda alle rispettive ambizioni di classifica. I padroni di casa del Villa 2015, tornati a mani vuote dalla trasferta in quel di San Salvo, vogliono riprendere il cammino interrotto per tornare a pieno titolo nella griglia playoff. Gli ospiti del Raiano, impallinati dalla capolista Casalbordino nella gara casalinga di 7 giorni fa, hanno la necessità di fare risultato per provare ad uscire dai pericolosi meandri della griglia playout. L'avvio dei Peligni sembra promettente, con il temibile spiovente di Zaccagnini che va a scheggiare la parte superiore della trasversale di De Torre. Va decisamente meglio ai padroni di casa, che al 24esimo sbloccano il risultato con Sciarra, puntuale a svettare in area sull'invitante pennellata dalla sinistra dell'incontenibile Schiedi. I ragazzi di Mister Di Biccari cercano di mettere i sigilli al vantaggio, ma in questo frangente la finalizzazione di Sciarra da posizione centrale non è ottimale e vanifica l'interessante lavoro propedeutico del suo compagno di squadra Bordoni. Al 38esimo tornano a proporsi gli ospiti con l'interessante spunto di Zaccagnini, che spinge sulla fascia destra e dal fondo offre un succulento invito per i suoi compagni di squadra che non riescono a finalizzare in maniera proficua. In chiusura di frazione tornano in cattedra i padroni di casa, insidiosi con il fendente dalla distanza di Gian Cristofaro, che fa la barba al palo. Va decisamente meglio a Sciarra, che va al raddoppio personale e di squadra prima dell'intervallo. È il minuto 41 per l'esattezza, quando l'attaccante villese scardina nuovamente la porta di Stivaletta, raccogliendo il suggerimento dello stesso Gian Cristofaro e liberandosi poi al tiro dal limite che non lascia scampo al portiere del Raiano. Il copione rimane invariato anche alla ripresa dei giochi, con Stivaletta che rischia grosso sul temibile traversone dalla destra del neo entrato Di Marco, che Sciarra non riesce a dirottare nel sacco, arrivando in leggerissimo ritardo per la stoccata ravvicinata. Al sesto Sciarra è ancora sul pezzo, ma la sua elevazione aerea sul corner di Gian Cristofaro lo porta a colpire la sfera, ma non il bersaglio grosso. Gli ospiti, chiamati all'ardua impresa di rimontare il doppio passivo, si fanno coraggio e al 18esimo si producono nell'occasione da rete più nitida, con Di Biase che interviene sotto misura per agganciare un tiro dalla bandierina. De Torre si accartoccia facendo buona guardia. I villesi badano ad amministrare il tranquillizzante vantaggio, ma non disdegnano delle puntatine in avanti. Al 20esimo Proterra disorienta un avversario e trova lo spazio per far partire un diagonale dalla destra che sibila pericolosamente oltre il palo più lontano. 3 minuti dopo la sgroppata dello sgusciante Di Marco mette in azione Sciarra, che arriva tu per tu con Stivaletta, ma la sfera si allunga eccessivamente e consente all'estremo raianese di arginare il bomber rivale. L'azione è ancora viva e il pallone arriva sui piedi di Proterra, che non indugia oltre e scarica in porta. Stivaletta si supera e annienta anche la nuova offensiva villese. Al 44esimo i padroni di casa tirano i remi in barca dopo l'ultima opportunità fallita da Bordoni, ma il merito è anche del portiere ospite, che guadagna l'ampia sufficienza nonostante il risultato premia i rivali. Prima del rompete le righe i Peligni cercano di alleviare la disfatta con la temibile stoccata ravvicinata di Nuri, che giustifica la presenza tra i pali del seminoperoso De Torre. A Mister Di Biccari la partita di oggi chiusa quasi nel primo tempo, poi però i ragazzi sono ripartiti bene anche nel secondo e hanno portato a casa il risultato. Sì, la partita l'abbiamo fatta bene nel primo tempo. Nel secondo tempo sinceramente mi aspettavo qualcosa di più, ma sotto più che altro la gestione della palla è stata molte volte un po' affrettata e ci siamo precipitati a voler cercare subito la porta, la profondità, e abbiamo gestito male alcune situazioni che potevano diventare importanti. La classifica adesso, mister? La classifica, niente, per adesso ci vede dentro ai playoff. Giochiamo, come dico sempre, domenica per domenica, cerchiamo di rimanere aggrappati a questi playoff, ci vogliamo stare dentro fino alla fine, speriamo di potercela fare. Con il mister Casanova del Raiano, mister, quella di oggi è una partita forse chiusa già nel primo tempo, poi loro sono ripartiti anche un po' agguerriti e è stato difficile, diciamo, cercare di recuperare. Sì, purtroppo siamo andati sotto il primo tempo di 2 gol, con 2 errori grossolani da parte nostra. Poi il secondo tempo abbiamo provato a recuperare la gara, ma purtroppo non ci siamo riusciti. E loro, una squadra comunque qualitativamente superiore a noi, e il campo ha detto questo, e quindi è andata così purtroppo. Questo girone d'andata com'è andato? Ma purtroppo non bene, nel senso sapevamo che dovevamo fare un campionato di sofferenza, però poi per una serie di situazioni tra infortuni, assenze lavorative e quant'altro ci siamo ritrovati con una rosa
cortissima sia numericamente che qualitativamente. Aspettavo di avere almeno 5-6 punti in più ad oggi, però purtroppo non è stato così.